Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui tornati con il video più atteso del canale. Siamo qui infatti con la compravendita. Ci sono altri nomi nuovi per voi, ma prima di partire con i nomi ragazzi, tre premesse prima che buttate i vostri crediti. Allora, la prima è la solita che vi dico: i giocatori, io ve li sto dando adesso, che siamo al 12 ottobre. Se li comprate adesso, appena guardate il video, ovviamente come voi, tutti quelli che guarderanno questo video tenteranno di comprare i giocatori e non riuscite a prenderli, perché ovviamente li prenderà uno di voi, non tutti. Altra nota importante, questi giocatori funzionano e funzioneranno per un periodo di tempo illimitato anche per tutto l'anno, però avranno ovviamente come tutti degli alti e bassi. Se questo video nella prima ora lo vedono 100 persone, tutte 100 offrono per Pinco Pallino, determinato giocatore. Pinco Pallino salirà di prezzo sia per essere preso e scenderà per quando si vende, perché se tutti vendete Pinco Pallino, ovviamente il prezzo scende. Quindi, detto questo, come bisogna fare? Questi giocatori funzionano, funzionano tantissimo. Non li usate subito, magari ve li conservate, vedete un orario in cui ci va meno gente. Cercate un orario in cui si vende di più, aspettate un SBC. Ragazzi, se avete dato Tesiglio durante l'SBC che è il giocatore che vi ho consigliato lo scorso video, durante l'SBC degli incontri principali era salito a 1500 crediti. Uno di voi, di cui purtroppo mi sfugge il nome, non lo ricordo, ne aveva più di 150 da parte. Ragazzi, fate voi quanto si è fatto. Questo è per dire, non che dovete aspettare per forza un SBC, altrimenti non li venderete mai, anzi, io guardate, li vendo adesso 12, sono ancora negli obiettivi di mercato, li mettiamo insieme in vendita, che l'ho fatto apposta per farvi vedere. Però è per farvi capire che questi giocatori possono avere alti e bassi. Io i 22 che ho venduto li ho venduti a 50 crediti in meno perché il prezzo di due di questi giocatori si è alzato di 50 crediti. Magari se faccio il video fra mezz'ora si è abbassato di 100. Avete capito? Quindi aspettate sempre il momento opportuno per comprare e per rivendere, ma state tranquilli che i giocatori si vendono. Ho provato proprio prima di questo video e tutti i giocatori che ho dato finora, ne ho provati 5 o 6 di copia di ognuno. Ragazzi, ancora vanno uno spettacolo. Quindi, per chi non l'ha visto, andate a recuperare i video precedenti della compravendita, sono due con i nomi. E altra nota, uscirà un video tra mercoledì e giovedì con delle nozioni di compravendita. Ragazzi, questo per fare i metodi che stiamo usando è fondamentale, che lo andate a guardare, soprattutto per chi di voi ha le prime armi. Ora però non perdiamoci più in chiacchiere, passiamo sulla PlayStation, lista trasferimenti. Vedete, obiettivi di mercato 33, lista trasferimenti 22 già venduti oggi, ma partiamo subito con i nomi. Via! Come potete vedere, lasciate perdere Lautaro, ragazzi, non funziona. Infatti ce n'è solo uno, l'ho venduto, aveva cacciatore questo Lautaro. Avevo fatto una prova, ma niente di che. Perciò ho rimandato il video per qualche giorno perché il prezzo è sceso di botto una volta. Tu, proprio tu che hai appena visto Palomino nella lista e stai andando a comprarlo, sappi che stai sbagliando. Eccolo qui, il primo giocatore, Palomino, ragazzi. Vediamo i venduti. Tutti sui 600 crediti. E ora che ci siamo, Kiko Livas, anche lui tutto sui 600 crediti. Ora, per capire il guadagno, andiamo a vedere a quanto li ho comprati questi giocatori. Kiko Livas, 350, 350, 350. Dopo vediamo Piccini, che è un discorso a parte. C'era un 300, 350, 350. 3... Comunque, 300, 300. Ragazzi, le offerte sono 300, sono state tutte tra i 300 e i 350 massimo. Quindi potete ben capire che se lo vendiamo a 600, 650 in questo caso lo metteremo adesso perché, come vi dicevo, sono saliti di 50 crediti, il guadagno è di 300 crediti meno le tasse. Quindi netto sono 270. Considerate che io fra stanotte e stamattina ne ho venduti 250. Fate la moltiplicazione. Considerate che ho comprato un giocatore per la squadra che non vi spoilerò, lo vedrete più tardi. E ho tutti quei crediti. Sono partito da zero, come chi di voi ha visto in live. Sono partito completamente da zero. Ma ora vediamo un po'. Andiamo a mettere questi giocatori in vendita. Quindi che facciamo? Mi sa che sono un po' tanti. Vabbè, assegna tutti. E cominciamo. Allora, Palomino lo mettiamo a 600 perché ho fretta di venderlo. Lo mettiamo a 600. Kiko Livas, come vi dicevo, è stato a 650. Lo mettiamo a 650. Adesso, ragazzi, arriviamo al discorso per Piccini.
Quanti... Ho finito quasi spazio, dobbiamo mettere un paio di piccini. E allora ci andiamo subito al discorso per piccini. Ragazzi, allora, Piccini è uno di quei giocatori che sto monitorando da tantissimo tempo. Perché questo? Perché ho notato che il prezzo è talmente tanto altalenante che si ci possono fare bei, bei, bei soldi sopra. Vi dico solo che una volta l'avevo già preso a 300. Una 100-150 l'ho venuta a 2000, perciò non ho potuto fare il video perché c'è stato un boom del mercato e me sono andati tutti a 2000. Non tutti al centro, alcuni li avevo già venduti, sennò a quest'ora avevo lo squadrone immenso. Quindi, che discorso c'è da fare su Piccini? Lo sto monitorando da diversi giorni. Il prezzo oscilla da 300 che l'ho comprato, come ho fatto io. Guardate quanti ne ho presi, non ne ho presi pochi, più tutti quelli che ho già venduto per provarlo. Oscilla a 300 e ci sono giorni che arriva anche a 900. Quindi il discorso qual è? Se qualcuno non ha fretta può provare a prenderli e venderli non appena si alza il prezzo. Però a me non piace questo ragionamento perché mi occupo tutta la lista trasferimenti. Quindi cosa faccio io di solito? Io li compro, al massimo li listo così. Adesso il prezzo è 600, dato che so che è un giocatore che si vende, lo listo a 100 in più. Questo metodo, ragazzi, ha un nome particolare, lo vedremo in un video apposito perché vi devo spiegare delle cose particolari perché quest'altro metodo vi può far fare ancora più crediti, però in più tempo. Quindi, andiamo di nuovo. Ne mettiamo un altro. Questa volta pure faccio 650-700 perché sono fiducioso che entro stasera si vende. E l'ultimo spazio lo riusiamo per Kiko Livas, che è salito di 50, come vi dicevo. 100 su 100. Ora che faccio, ragazzi? Io ho messo tutti gli oggetti qua. Non devo scartarli. Cerchio. Esci e ordina gli oggetti più tardi. Questi oggetti sono in cassaforte. Vedete, abbiamo venduto già tre oggetti. Andiamo a vedere subito. Ecco qua, abbiamo venduto dei Palomino e dei Kiko Livas. Non vado all'altra schermata perché c'è un ragazzo che mi ha fatto proprio oggi la sub sulla piattaforma Viola. E ovviamente il nome è solo suo, non ve lo posso far vedere. E già ne abbiamo venuti due, 171.000, eravamo a 169. Se aspettiamo altri 5 minuti ne vendiamo altri due, ragazzi. Anzi, facciamo una cosa, guardate, facciamo. Liberiamo i Palomino da qua. Mi serve l'autoro che... Devo fare un video spiegazione con tutti l'autoro che ho nel club e nella lista trasferimenti. Liberiamo i Palomino. Eccoli qua. Liberati i Palomino, ne andiamo a mettere altri. Siamo a 15, ragazzi. Tenetevi a mente il numero perché... Ah, giusto, non sono più qua adesso. Per trovare gli oggetti di cui non ci siamo occupati, il negozio ve li apre subito. Rimettiamo un palomino. Kiko Livas. E Piccini. Ancora c'è spazio. E allora continuiamo con palomino. Piccini e ancora Kiko Livas. Se ancora c'è spazio, voglio finire con Kiko Livas. Perché voglio vedere se è lui quello che si vende di più in questo momento. 99. Ho sbagliato di 50, vabbè, 100. Ok, esci e ordina gli oggetti più tardi. Rimangono là. Vedete, ragazzi, siamo già saliti a 19. Eravamo a 15, ne abbiamo venuti 4. E i crediti, due palomino, perché l'avevo cacciati tutti. I crediti sono saliti a 173, ragazzi, è tutto in diretta, 12 ottobre 2021. Vedete, subito, proprio 19, se stiamo un altro poco, arrivano a 22, 23, 24. Ricacciamo i palomino per vedere, vai, ricacciamo i palomino e ne mettiamo... ancora salgono, guardate i crediti in alto. Un altro palomino venduto, subito. Un altro palomino venduto, eccolo qua, vai. Ragazzi, quando è così... Potete anche pensare di metterlo a 650. Ora lo facciamo. Perché vuol dire che a 600 lo comprano istantaneamente. Ora lo mettiamo a 650. E un altro ancora pure. Ok, ora listiamo lui e poi Piccini lo mettiamo per ultimo perché dobbiamo vedere se a 700 lo stanno comprando. Ottimo. Di nuovo, 18, continuano ad aumentare, raga, aumentano, aumentano. Altri Kiko Livas, so, Piccini. Aumentano, raga, aumentano ancora.
aumentano ancora. Ecco qua. Io non ne ho cacciati ancora. E ora li rilisto gli altri, ragazzi, 13. Mo' li metto tutti. Mo' li metto tutti. E abbiamo fatto la nostra. Ora li metto a 600 dai piccini, giusto perché mi voglio cacciare subito, che devo andare a testare altri giocatori per non lasciarvi senza nomi e senza video. Quindi voglio liberarmi tutta la lista subito. Ok, 100 di 100. Ok, perfetto. Ora andiamo a vedere con questa compravendita cosa ho comprato. Giusto per farvi capire che mole di crediti che ho fatto. Boom boom! KDB 168.000 crediti più i 168 che vedete. Cacciatene 60, mi pare che è il premio del livello 2 della Division Rivals, che non l'ho speso, quindi tutto il resto l'ho fatto con la compravendita in una mattinata, in una nottata e una mattinata, senza stare davanti alla PlayStation. Ho comprato tutti i giocatori, li ho buttati nella lista di cui mi dovevo occupare, che è infinita, ragazzi. Vi segna 50, ma può arrivare anche a 1000. Li ho buttati tutti qua dentro. Ne vendo 10, liberavo la lista dei 10, ne mettevo 10, ne vendevo 100, liberavo tutti i 100, ne mettevo altri 100 e così via finché non li ho finiti. E vi ho portato il video. Ne ho venduti davvero tanti, 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 tanti. Non ho perso anche il conto. Soprattutto, ragazzi, di. Ecco, da 12 siamo passati a 14 e ancora continuo. Vediamo se sono Palomino o Kiko Livas. Sono Kiko Livas. Ancora sta aumentando, non so se state guardando i crediti. Andiamo adesso qui, vediamo, andiamo su Palomino per farvi vedere come faccio la ricerca io. Palomino. Prezzo max 3,50. Perfetto, qua c'è un'offerta. Qua no, 3,50. Qua no, 3,50. Qua no, 3,50. Qua no, 3,50 e così via. Ragazzi, ma lo faccio, cioè, listo fino a 10 minuti. Dopodiché passo su Kiko Livas. Dopodiché, dopo 6-7 minuti, vado a svuotare quelli che non ho comprato e punto tutti gli altri. Cioè, sul 50 ieri ne prendevo 40. Ieri notte. Stamattina ne prendevo 30, perché ovviamente magari c'era un po' più gente la notte. Però questo è per farvi capire. Poi ci spostiamo, abbiamo fatto Palomino, andiamo su Kiko Livas. Di nuovo. È una cosa infinita. Vedete, 300 subito, 300 subito, 300 subito. Questi magari me li rialzeranno. Se voglio stare più tranquillo metto 3,50 direttamente. Tanto so che si vende a 6,50, quindi posso spingermi 50 crediti oltre. Posso spingermi 50 crediti oltre. Tanto so che sono in cassaforte, che vedete, da 12 siamo saliti a 16. E ancora continuo. Continuiamo a salire. Siamo a 16. Ragazzi, l'autore non contatelo nei crediti perché l'ho comprato quando l'ho venduto praticamente. Perciò non ve l'ho portato in video. Poi ve lo spiegherò nel video che esce mercoledì e giovedì. Video molto interessante. È molto complicato. Che può portare però buoni, buonissimi risultati. Detto questo, ragazzi, i nomi li avete avuti, nel video della compravendita è tutto. Per qualsiasi domanda non esitate a contattarmi come già state facendo. Io sono qua, i giocatori sono questi. Mi raccomando però usate i consigli che vi ho detto nel video perché sono fondamentali. In più non mancate mercoledì e giovedì perché usciranno uno sicuro tra mercoledì e giovedì, l'altro se riesco anche entro venerdì, due video importantissimi sul come fare compravendita in generale, non con i nomi. Per i prossimi nomi ci vediamo nel weekend o inizio settimana prossima. Ciao ciao ragazzi!